Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo di come si fa ad installare un programma in Linux che non è ufficialmente contenuto all'interno della versione che stiamo utilizzando. Per fare questo bisogna vedere come si installa il repository, cioè diciamo questo contenitore remoto che ci consente di installare questi programmi, fra virgolette, non ufficiali. Allora noi ci siamo messi in testa di installare questo programmino che si chiama Ubuntu Cleaner, e che serve per pulire le cache dei browser all'interno di Linux, che è stato fatto da Gerard Puig. Non è contenuto all'interno dei repository ufficiali di Linux. Lo verifichiamo subito perché se noi andiamo nel terminale e tentiamo di lanciare il comando manualmente, sudo aptitude get significa prenderlo, installalo e scriviamo Ubuntu Cleaner, vediamo che non essendo contenuto, mettiamo la password. Non essendo contenuto all'interno dei repository ufficiali, vedete, dice impossibile trovare il pacchetto Ubuntu Cleaner. Quindi in questo caso che cosa bisogna fare? Bisogna andare nella pagina direttamente del creatore di questo programma e trovare come si fa ad aggiungere il repository e installarlo. Per fare questo bisogna essere sicuri di qual è la propria versione. Allora, se noi andiamo nel menu e scriviamo software, vedete che appaiono queste tre applicazioni che sono un pochino confuse perché c'è software, aggiornamenti e aggiornamento software. Creano sempre confusione. La software è il programma tramite il quale si installano in Linux delle applicazioni. Software aggiornamento è la lista dei repository, cioè dei luoghi dai quali si può installare, e aggiornamenti software è il programmino che lancia l'aggiornamento come se fosse Windows Update. Noi a tutti gli effetti vediamo che se lanciamo per esempio il programmino software e clicchiamo la lente e anche qui cerchiamo Ubuntu Cleaner, vedete che noi, siccome questo programma non è fra i programmi ufficiali della nostra versione e praticamente non abbiamo già aggiunto il repository, vedete che ci dice che l'applicazione non è trovata. Allora, quale versione di Linux abbiamo? Noi dobbiamo utilizzare questo qua, software aggiornamenti, e vedete che ci dà la lista di tutti i repositories che sono stati installati. Se noi andiamo per esempio in altro software, nella scheda, vedete che noi capiamo intanto che la nostra versione è la Bionic, e vedete che per esempio io ho come repository particolare ho messo quello di Opera Browser. Vedete, questo https deb.opera.com Opera Stable è così come appare l'indirizzo di un repository. Tutto ciò che è qui può essere richiamato a terminale con il sudo apt-get install. Tutto ciò che non è qui non può essere installato. Allora, noi dobbiamo installare un nuovo repository. Come facciamo? Abbiamo scoperto che la nostra versione è Ubuntu Bionic, anche se noi usiamo per esempio Xubuntu, ma è la stessa cosa. Siamo andati nella pagina del programmino Ubuntu Cleaner che serve per pulire le cache, e vedete all'interno noi scegliamo la nostra, vedete, la nostra versione, la Bionic, e clicchiamo. Vedete che ci dà tutti i dettagli, e poi praticamente noi dobbiamo cliccare qui, PPA, per sapere come si fa a installare il repository. E se noi clicchiamo per esempio Technical Data, vedete che noi ci dà tutte quante le caratteristiche del nostro repository. In particolare, vedete che ci dice che per installarlo potremmo fare il comando add aptitude repository dal terminale, oppure noi quello che possiamo fare, prendiamo, vedete, selezioniamo questa riga, facciamo copia, poi andiamo nel programma che abbiamo aperto e facciamo aggiungi che cosa? Aggiungi repository, quindi aggiungi luogo dal quale possiamo installare una nuova applicazione. Questo è da fare soltanto se, diciamo, la fonte è affidabile, d'accordo? È una cosa molto importante. Se la fonte è affidabile e conosciuta, questo programma non è ufficiale, è mai conosciuto. E vedete, facciamo aggiungi sorgenti, che sarebbe il repository. Ci chiede per sicurezza la password, perché questa è un'operazione molto importante. Facciamo invio. E vedete che all'interno della nostra, tentiamo di aprire la finestra, della nostra lista dei repositories, adesso quello di Gerhard Puig, vedete, è stato installato e correttamente con la versione Ubuntu Bionic. Quindi quello che abbiamo fatto è semplicemente abbiamo copiato questo indirizzino del repository, abbiamo fatto aggiungi, l'abbiamo incollato, abbiamo fatto ok con la password. Adesso che noi abbiamo il nostro repository di questa applicazione non ufficiale inserito all'interno della lista software e aggiornamenti nel tab Altro Software,
Noi facciamo ricarica, cioè aggiorna tutti i repository, ci mettiamo un pochino perché deve ricollegare, diciamo, la nostra versione di Linux a tutti i repository. Attendiamo un attimo che deve fare questo ricaricamento perché si è resa conto che la versione, che un nuovo repository è stato aggiunto. Ci vuole un pochino, Bisogna aspettare un attimo. Quando avremo finito l'aggiornamento della cache dei repository, badate bene, non della cache del browser, che è un'altra cosa, vedete, lo sta facendo, vediamo quanto manca. Quando avrà finito, noi adesso finalmente, noi dal terminale, potremo a tutti gli effetti lanciare il comando per installare il repository di Ubuntu Cleaner, perché verrà riconosciuto. Vedete? Adesso praticamente ha terminato. Noi andiamo nel terminale e facciamo nuovamente sudo apt, potremmo andare anche nell'applicazione per installare i programmi, noi lo facciamo manualmente. Get and install, adesso facciamo Ubuntu Cleaner e vedrete che ci chiederà la password, no, già gliel'avevamo data, e siccome il repository è stato aggiunto in quel luogo, noi adesso possiamo fare sì e l'applicazione verrà, vedete, a tutti gli effetti installata. Mentre questo comando prima non ci consentiva, per motivi di sicurezza, di installare questa applicazione non ufficiale perché non avevamo aggiornato i repository, adesso si può fare. Quindi è sufficiente andare nella pagina ufficiale del programma, copiare questa stringa e incollarla all'interno di questa finestra. Vedete, scriviamo bene, ve la faccio rivedere, che è software e aggiornamenti. In particolare all'interno della scheda vedete altro software e vedete che la ritrovate qua. Finché questa riga comparirà all'interno della lista dei repository, potremo operare l'installazione di questi programmi. Se noi per esempio andiamo a vedere, per esempio, dentro le nostre risorse, andiamo dentro etc, vedete che dentro apt, che è il comando che abbiamo lanciato, c'è il file sources punto list. Se noi lo doppio clicchiamo, molto simpaticamente addirittura, vedete, ci fa vedere tutte le nostre sorgenti. Vedete, queste sono le sorgenti, quelle ufficiali. Quindi è praticamente, che cos'è? È un file di testo che noi vediamo in quell'immagine. Adesso, siccome noi abbiamo aggiunto il repository, l'abbiamo aggiornato con la password e l'abbiamo installato tramite il terminale, ma noi potevamo fare, anche se lo facciamo, lo verifichiamo se noi andiamo nel programmino ufficiale di Ubuntu, che a dire la verità non usiamo molto perché noi tendiamo a usare la riga di comando, e qui adesso scriviamo Ubuntu Cleaner, vediamo che cosa ci dice. L'applicazione ancora dice che non è stata trovata, in realtà non ci credo, vediamo, andiamo a vedere se esiste. Vedete Ubuntu Cleaner, quindi in realtà l'applicazione ci doveva dire che è stata trovata ed è stata installata. Questo programmino infatti non lo usiamo molto perché non capiamo bene come funziona. Vedete che adesso all'interno di Ubuntu Cleaner, vedete che c'è anche la cache di apt. Qui bisogna stare un pochino attenti. Bisogna semplicemente cliccare, per esempio, le cache dei browser. Vedete, io ad esempio ho Chromium e Firefox, e vedete che ci dice che Firefox cache, per esempio, ha 20 megabyte di cache. Noi la doppio clicchiamo, bisogna stare attenti, se ci sono informazioni che ci servono non bisogna farle, e a questo punto si preme il tasto clean e ecco, viene ripulito. Possiamo anche co controllare qual è la cache di Thunderbird, non capiamo come mai c'è questa cache, la puliamo perché non l'abbiamo mai usata. Vedete, poi ci sono anche le cache di sistema. Qui bisogna stare molto attenti, io consiglio di non utilizzarlo se non si sa quello che si fa. Però Ubuntu Cleaner è a tutti gli effetti un'applicazione carina per ripulire manualmente, in una maniera più efficace, la cache della navigazione internet e dei browser che si hanno a sistema. Vi lascio, diciamo, nella descrizione del video, vi lascio il link della pagina ufficiale di questo programma. Il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.